L'immagine della Madonna della Vita, posta sull'altare maggiore, è stata variamente attribuita alla mano di Simone dei Crocifissi o al nipote Lippo da Dalmasio. Secondo la tradizione, un'immagine della Madonna col bambino era affrescata sul muro ad est, verso via Peschiere, nella prima chiesa fatta costruire nel 1286 dalla Compagnia di Santa Maria della Vita. Con la ricostruzione del 1502, l'affresco, non ritenuto particolarmente interessante, fu coperto da uno strato di intonaco. Il 10 settembre del 1614 l'antica immagine fu riscoperta, ancora in buono stato di conservazione. Ritenuta miracolosa, divenne oggetto di particolare venerazione da parte della confraternita, che la elesse a protettrice dell'adiacente ospedale e dei malati. L'immagine fu ricollocata nel 1617 in un nuovo altare e il pittore Ludovico Carracci disegnò come omaggio votivo un nuovo frontale da porre sull'affresco. Nel crollo del 1686 l'affresco rimase illeso e fu rimosso durante i lavori di ricostruzione della chiesa, al termine dei quali fu risistemato nell'attuale collocazione. Il 10 settembre, a memoria del ritrovamento della Madonna della Vita, si celebra la festa tradizionale del santuario. In tale ricorrenza viene esposta sull'altare una preziosa miniatura del XVII secolo, contornata e coronata da una doppia fila di diamanti, con il ritratto su smalto del Re Sole. Il gioiello attribuito a Jean Petitot fu un dono dello stesso Luigi XIV al canonico Carlo Cesare Malvasia, che nel 1678 gli aveva dedicato la sua opera, Felsina Pittrice. Lasciata per testamento alla chiesa di Santa Maria della Vita, la miniatura è oggi conservata nel museo annesso all'oratorio. Si ringrazia il sito Storie e Memorie di Bologna.it per averci fornito la documentazione. Carissimi fratelli, questo è appunto il momento di contemplazione del santo di oggi. Sicuramente abbiamo annesso anche il Carlo Spinola come beato, ma oggi era troppo importante ricordare appunto questo momento in cui la Vergine il 10 settembre fa la sua entrata trionfale. Quindi di conseguenza ricordiamoci sempre di quanto possa essere importante la Madonna della Vita, la Beata Vergine della Vita, in un momento in cui appunto tutto il mondo si prodiga per l'aborto, si spinge per l'eutanasia, non si dà nessun valore alla vita, anche perché da una parte o dall'altra vengono celebrate le droghe, si abusa di alcol e la nostra società alla fine sembra quasi divertita e compiaciuta, quindi laddove vi sono generazioni che stanno andando alla distruzione, invochiamo oggi più che mai la Madonna della Vita, che veramente ci aiuti a preservare quella vita che nasce dal grembo e si forma nell'età adulta per arrivare poi a diventare nuovamente una vita col Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Yeah.